A volte i fuori onda sono veramente interessanti, forse più interessanti della parte in onda, però durante la pausa pubblicitaria si è continuato a dibattere ancora sulla cuneo Asti, perché tanto il nervo scoperto del nostro territorio in questo momento, certo, è proprio questo. Sono quei famosi 9,5 chilometri che ormai stanno sul gozzo a tutti noi cuneesi. Li vogliamo questi chilometri, vogliamo chiudere la partita. Questa è una partita grossa e poi, come dicevo prima... se tu hai occasione, ma anche Federico, ma anche Campo, insomma, se avete occasione, questo messaggio portatelo. No, l'abbiamo già portato, è chiarissimo anche alla ministra. Che vogliamo finirla, siamo tutti d'accordo che vogliamo finirla. Quindi cerchiamo di trovare una sintesi. Alla ministra abbiamo detto: fai quello che ti permette di fare più veloce, punto. Basta che questo lo fai. Possiamo dirlo. E Federico, cosa hai detto invece tu alla ministra? Lo stesso. Fai quello che vuoi, basta che fai in fretta. Ma è la stessa cosa che aveva detto Toninelli. Cioè, nel senso che davvero, ormai il tema dell'autostrada a Asti-Cuneo, secondo me è sbagliato colorarlo politicamente, perché ci sono i governi degli ultimi 30 anni. Certo. Cioè, quindi non è che c'è il centrodestra che si salva a scapito del centrosinistra o viceversa. E quindi non mi sembra giusto. Forse in questa società dobbiamo smettere di colorare politicamente. No, è davvero un tema di territorio. Ecco, è davvero un tema di territorio. Necessità. Anche la sanità, ad esempio. La sanità non può avere un colore politico. Certo, la sanità è una necessità dei cittadini, di avere un servizio sanitario che funzioni. Al di là del fatto che si è di un colore o di un altro. E sentite, posso fare uno scoop proprio perché è cambiata l'aria, siamo tutti più... No, cioè, vi dico che secondo me, al netto di tutto, Toninelli ha fatto bene a firmare il parere il 28 di agosto. Nel senso, avrebbe dovuto firmarlo 20 giorni prima. Nel senso che, la richiesta di parere all'Unione Europea. Perché qualsiasi amministratore di un ente locale di buon senso, prima di avviare un'operazione dove sei a rischio di procedura di infrazione, certo. Poi se il risultato è che se i parametri finanziari non fossero a posto e hai già firmato il contratto col concessionario, il concessionario è garantito dal contratto, certo, e parte una procedura di infrazione ai danni dell'Italia. E quindi secondo me è proprio nel buon senso del buon padre di famiglia, qualsiasi amministratore si cautela e prima vuole l'ok sul piano finanziario, anche se, come dice Mauro Campo, non è vincolante. Ma ci sta, ma va bene. L'importante è che questa vicenda si chiuda in fretta. Abbiamo la possibilità, speriamo, di vederla chiudere da questa Commissione europea e speriamo che, insomma, che il mese di ottobre sia un Campo, mese fruttuoso. Toninelli è stato bersaglio di tante battute anche dei nostri comici, insomma, questo ministro che ci è stato presentato un po' naif. Secondo me è stato uno dei migliori ministri dei trasporti degli ultimi anni. Perché uno comunque, dei migliori. Sì, perché comunque, poi per carità, dal mio punto di vista è sicuramente parziale, però è uno che si è messo lì. Dal primo giorno di insediamento si è messo a studiare, gli abbiamo portato i dossier, ogni territorio gli ha portato i suoi e ha lavorato, tant'è che quello che ha detto sulla tangenziale di Fossano si è fatto, finché diciamo c'è ancora un pezzo da fare, perché entro fine anno deve arrivare il parere se bisogna rifarla integralmente a pezzi o se si fa il taccun con i travi d'acciaio. La rampa però è arrivata come previsto, ricostruita. Su De Monte i passi sono stati fatti, poi è arrivata questo delirio dei beni culturali. Mi permetto una frecciatina, che purtroppo è un effetto della riforma Franceschini precedente, che ha spezzato in due gli uffici territoriali dei beni culturali, e poi sulla tenda bis sono teoricamente ripartiti i cantieri. Stava lavorando, c'è la proposta di accordo per la ferrovia Cuneo-Nizza, che oramai attende solo più le valutazioni politiche dei due governi. Ma non tecnicamente si parla più di l'Armo Cantarano. L'Armo Cantarano, no, ma quello è una cosa nuova, perché è stata giusto di inizio estate ripresa in considerazione, e l'idea di partire col progetto dell'Armo Cantarano, accantonato da anni. No, quello che mi viene proprio il pensiero in questo momento è come il nuovo modo di fare politica sia davvero un modo molto vecchio,
cioè dove la difesa dell'orto, tu sei cioè, l'esperto proprio, del vecchio. Del vecchio, io non sto difendendo nessuno. Cioè, è una cosa. Ha lavorato o non ha lavorato? È una cosa, ma ha lavorato per fare guai, perché per a quest'ora noi avremo l'asti Cuneo quasi fatta. Ma dove non c'era il progetto? Tutti dicono che del Rio partivano i cantieri. Ma mancava il progetto. Mancava il progetto. Era stato cancellato il tunnel, non si era mai visto. Abbiamo fatto i tavoli provinciali di monitoraggio. Non abbiamo mai visto il concessionario ANAS col progetto del nuovo tratto. Abbiamo visto quando è venuto Toninelli con il Conte. No, adesso vediamo di fare un discorso serio. Il progetto si sa da anni che c'è, per metà il primo lotto è cantierabile domani mattina perché è a posto. Ovviamente, la variante sul tunnel stanno riprogettandola, o meglio, stanno riprogettandola e ottenendo tutte le autorizzazioni, le valutazioni di impatto ambientale. È in divenire. Però la parte, diciamo così, del vecchio tracciato era immediatamente cantierabile. E al momento è in attesa anche quella di essere autorizzata per poter partire. Cioè, noi effettivamente, se fosse stato preso portato al CIPE il progetto del Rio, da un anno a questa parte staremmo lavorando sulla parte che ha già tutte le concessioni e l'autorizzazione, e l'altra parte starebbe, come sta facendo, andando avanti sulla progettazione per essere pronta appena a tutte le autorizzazioni possibili. In questo momento, con le scelte che sono state fatte, è tutto fermo. Senta, volevo chiederle, il presidente della provincia nelle scorse settimane ha fatto una dichiarazione dove ha detto che il contributo per la provincia di Cuneo, per le attività della provincia, ammonta a 156 mila euro. Che ci pone come provincia terz'ultima in Italia, dopo di noi solo vivo Valencia e Biella. Per le viabilità provinciali? Non ho capito bene se è solo per le strade o se per tutta l'attività. Perché siamo in quella posizione? Perché siamo in questa posizione qui a fronte di una contribuzione a livello nazionale di 40 milioni di euro? Ora, cosa è successo nel 2019? Presidente Borgna. No, io volevo lui. Sindaco, ma io volevo ma io vorrei capire la domanda. Problema è che ci sono solo un milione per la manutenzione della viabilità provinciale. È il riparto del decreto ministeriale di marzo del Ministero degli Interni, che ha ripartito i 250 milioni, e questo è il tema della questione, e che li ha ripartiti con dei criteri che, tra l'altro, come dire, fatti con una serie di parametri stabiliti che dal nostro punto di vista sono assolutamente sbagliati, ingiusti, che ottengono il risultato che abbiamo visto nella riunione che abbiamo fatto in settimana scorsa con tutte le rappresentanze istituzionali, che la provincia di Cuneo prende 1.200.000 euro presente, e la provincia di Alessandria 7 milioni. Certo. E risposte hai avuto? Quello, il decreto. Ma se gliel'ha chiesto il nuovo ministro? Ma perché era legato ai discorsi di protezione civile, quindi era legato agli eventi di dissesto. No. È un criterio, è un fondo di 250 milioni di euro che è stato messo a bilancio per 15 anni, tra l'altro. Sono 250 milioni all'anno per 15 anni, ed è stato fatto dal Ministero degli Interni, decreto di riparto, che ha individuato dei parametri. E poi appunto come si dice, il diavolo sta nei dettagli, con quei parametri lì, che sono parametri che non hanno niente a che fare con i chilometri di strada o il numero di studenti o il numero di scuole a cui devi fare la manutenzione, ma era un parametro che andava a considerare la differenza di spesa corrente tra il 2016-2017 e la media di 3 anni. Noi abbiamo avuto la sfortuna che nel 2016-2017 ha nevicato molto, quindi abbiamo speso molto per togliere la neve, e quindi ci ha massacrati su quel parametro lì. Ovviamente un parametro visto ex post, che ha fatto sì che alcune province, per esempio Alessandria ha una 7 milioni di euro a 1500 km di strada, ma ce li ha per 15 anni. Oppure Treviso a 10 milioni di euro. Il dramma di questa roba qui è appunto quello che stiamo parlando, non di un parametro, di un riparto annuale che uno può dire è ingiusti, ma che per i prossimi 15 anni... Scusamino, però torno, io non ho formulato bene la domanda, adesso l'è chiaro. Come mai è successo questo col vecchio governo? È successo perché quello è un riparto appunto calcolato con altre tipologie di parametri e non era legato
al piano di investimenti infrastrutturali che il ministro voleva fare anche a livello provinciale. È evidente che la provincia di Cuneo ha una particolarità tutta sua rispetto a tutte le altre province italiane, per numerosità, diciamo, di strade provinciali, quindi, e per scarsa densità di popolazione. Quindi sono cose che vanno portate fortemente all'attenzione del ministro, noi l'abbiamo fatto, io mi sono anche permesso di preparare a suo tempo una lista dei pezzi di strade provinciali con le maggiori criticità, ponti particolarmente malmessi e cose di questo genere, strade ridotte a metà, e segnalare tutte queste questioni. È evidente che la cosa è rimasta a metà. È rimasta a metà e a me dispiace, che abbiamo cambiato il ministro. Dice che è rimasta a metà, ma voi continuate ad essere nel governo. Io non capisco, quando è che smettete di fare maggioranza e opposizione? Non stiamo facendo maggioranza e opposizione, stiamo dicendo che le persone che portano avanti le cose contano. Se cambia il titolare di un dicastero, si porta dietro anche tutti i collaboratori. E poi necessariamente ci deve essere un passaggio di consegne. Però questa cosa qui non dipende dal ministro Toninelli. Questa roba qui è del governo precedente. Esatto. Ok? Dove voi eravate? Il Ministero dell'Interno. Dove voi eravate? Pezzo del governo precedente non c'è più. Adesso è colpa del ministro. Ma no, non è colpa. Ma perché io ho detto colpa? Ho detto semplicemente tenete presente che è cambiato il governo. Sono cambiati i ministri, quindi c'è una discontinuità che è stata anche richiesta politica. Il Movimento 5 Stelle c'è sempre. Allora noi la pregherei, io la prego personalmente di interessarsi di questa cosa, visto che loro hanno spiegato meglio di cosa si tratta, perché questa discrasia venga risolta. Da quale ministro a me non interessa. C'è un governo dove ci siete voi, dove c'è il PD, e spero, questo è un appello che faccio anche a Mino Taricco, risolviamo questa discrasia, perché se no le buche poi dalle altre parti sono tappate, da noi c'è da affrontare il problema delle province in generale. Perché non ci allarghiamo, rimaniamo alle strade. No, sono sempre le risorse per le province. Se io alle province, le province hanno il compito anche per quanto riguarda le scuole. Le scuole, eccetera. Allora, se io non risolvo il problema di aver lasciato le province come enti zombie praticamente, avendogli tolto, lasciate funzionare. È sempre colpa degli altri. L'ho scritto, ho detto che è colpa di qualcun altro, ho detto che c'era un problema. Non problema assumete sicuramente la responsabilità. Ma noi non l'abbiamo risolto, certo che posso anche assumere la responsabilità per il fatto che non l'abbiamo risolto nei 14 mesi in cui abbiamo governato noi. Però c'è un problema di province che non hanno le risorse. Parlando di province, che sono enti zombie, come le ha definite. Io su questo mi fermo. Invece le province le province hanno dimostrato in questi anni, che sono stati anni drammatici, di essere enti governati con passione politica da veri volontari della politica, perché sono pure senza rimborsi spese, e il personale delle province ha dimostrato davvero, come si dice calcisticamente, attaccamento alla maglia. Perché eravamo per la prima volta, credo nella storia della pubblica amministrazione italiana, dove avevamo dei dipendenti pubblici a rischio, previsto in norma, di licenziamento. Allora, è stata governata una fase drammatica, ok? E credo sia stata governata grazie al fatto che tante persone, e di personale politico, e di personale nelle strutture, dai dirigenti ai cantonieri, hanno davvero buttato il cuore oltre l'ostacolo e hanno fatto davvero un lavoro straordinario. Io dico solo questo, che i cantonieri della nostra provincia, durante l'alluvione del 2016, abbiamo cantonieri che hanno lavorato 48 ore di seguito, 48 ore di seguito, in barba a qualsiasi cosa. Perché c'era il rischio che i fiumi esondassero e c'era sta gente che guadagna per inciso 1.100 euro al mese a stare lì a disgaggiare l'acqua, rami da sotto i ponti. Diciamo che c'era un grande senso del dovere, quindi è stato espresso. Ma nessuno nega l'abnegazione dei dipendenti pubblici, però sennò questo paese non starebbe in piedi. Soggetti zombie, secondo me, lente, privo di risorse per svolgere i suoi compiti. Il tema della mancanza di risorse è il vero problema del province, e di risorse finanziarie e di risorse umane, perché io credo che la riforma del Rio ha avuto degli aspetti che hanno dimostrato di non funzionare, e secondo me ha avuto degli aspetti che hanno dimostrato di essere degli spunti interessanti. Quello che non ha funzionato è stato il drammatico taglio finanziario
e il drammatico taglio nelle risorse umane. Questo è il tema. Come io, nella progettualità non c'era anche proprio il fatto di farle sparire queste province. Ma infatti era una legge transitoria in attesa della riforma costituzionale, che il referendum ha stroncato. La Del Rio doveva scomparire il giorno dopo il 6 dicembre del 2016, solo che invece è ancora lì. Sì, lì c'è un tema che c'era il mio professore di biologia alle superiori che aveva spiegato la legge dell'entropia, che è una cosa complicatissima, ma aveva usato un esempio molto semplice. L'entropia è quella legge che ti spiega che se tu prendi un acquario bellissimo con i pesci dentro, gli accendi un fuoco sotto, lo fai bollire, poi metti il mixer dentro e fai il caciucco, che ha la stessa composizione chimica dell'acquario. Un po' truce, il problema io sono un appassionato di acquari. L'entropia è quella cosa che passare dall'acquario al caciucco è possibile, dal caciucco all'acquario è un casino. E quindi anche lì immaginare di cancellare la Del Rio e tornare alle vecchie province, ragazzi, è peggio la toppa del buco. Quindi secondo me quello che serve sulle province, e qui faccio un appello alle due forze di governo, al PD alla mia sinistra e al Movimento 5 Stelle alla mia destra, è il tema di affrontare laicamente il tema del governo del territorio. Il tema del governo del territorio, che sarà il tema dei prossimi anni, perché noi abbiamo ormai la politica è un aspetto che è poco vissuto dalla comunità. Abbiamo un tema di cercare poi gli amministratori nei comuni, abbiamo un tema di cercare gli amministratori nelle province e di metterli in condizione di poter lavorare senza rischiare un giorno sì e l'altro anche di andare davanti alla Procura della Repubblica a spiegare perché qualcuno si è fatto male. Perché poi nella realtà, se tu non hai soldi per fare la manutenzione alle strade, il risultato è che la gente si fa male sulle strade ed è una cosa estremamente seria. Bene, apriamo un'altra piccola parentesi, sempre con Mino Taricco, e usciamo un po' dal discorso delle infrastrutture. Che mai non sei passato con Renzi? Visto che ti avevamo presentato come renziano. Allora, innanzitutto, tanto per farci gli affari se vogliamo, suoi, se no? Vogliamo un chiarimento, io credo di non essere mai stato renziano, ma lo stesso Matteo ha sempre detto che i renziani non esistono. Io non sono mai stato renziano, sono stato amico, estimatore e collaboratore di Matteo Renzi, che è una cosa diversa da essere renziano. Cioè io ho sempre detto, scritto in tantissime occasioni, che nutro ancora oggi una grande stima nelle capacità del Renzi politico e del Renzi di governo istituzionale. Mi lega a lui un'amicizia personale da tantissimi anni. Questo non vuol dire che condivida tutte le idee e le scelte che fa Matteo Renzi. Scherzando, ho già detto alcune volte che io sono sempre stato convinto e leale collaboratore nelle cose che mi convincevano nel suo percorso, ma non fedele, nel senso che fedele lo sono soltanto a una donna che ho sposato. Da questo punto di vista credo che nel percorso che ho vissuto io con Matteo ci sono state tantissime cose che mi hanno convinto, tante cose, alcune cose. Ma tu l'hai sentito di recente, Matteo? L'ho sentito nei giorni in cui bisognava decidere, certo che l'ho sentito. E cosa gli hai detto? Fai una stupidaggine? Io ho detto che secondo me sbagliava, che quella strada lì era una strada per la quale gli facevo tantissimi auguri, ma dal mio punto di vista, sia che poi funzionasse, sia che non funzionasse, non era una strada utile al quadro politico che avevamo di fronte, che era una strada dove la quota di azzardo che c'era era molto alta e che io personalmente non condividevo né il percorso nelle modalità con cui era stato messo in campo ai tempi. Ma secondo te perché l'ha fatto? Per protagonismo? No, io penso che lui abbia un'idea di dar vita a un soggetto politico più moderato, riformator liberale, diciamo così, che il profilo, diciamo così, che lui intravede nel quadro generale, evidenzi uno spazio per un profilo politico di quel genere, che abbia deciso di seguire quel tipo di percorso. Non è che vuole riempire quel famoso centro che in fondo all'Italia manca. Centro, detto così, secondo me non ha molto senso. Ha un senso un'idea di paese, faccio due esempi molto concreti. Io credo che ci siano tutta una serie di questioni che hanno a che fare con una serie di valori legati al merito, alla competitività, alle prospettive di sviluppo economico, su cui
anche dentro il Partito Democratico c'erano sottolineature e accentuazioni diverse. Ecco, la sua visione era molto più radicalmente spostata sui temi della competitività del merito. Io credo che nel Partito Democratico ci siano queste, ma c'è anche tutta un'attenzione ai temi dell'eguaglianza sociale, dell'equità e via discorrendo, e ognuno sceglie, come dire, gli ambiti che ritiene più opportuni. Personalmente, ripeto, né sulla strada in sé né sui tempi e le modalità con cui è stata portata avanti non ho condiviso questo percorso. Con molta serenità ci siamo confrontati e gli ho detto che non l'avrei seguito. Campo, invece, vorrei sapere, sempre nel mio siparietto, un suo giudizio su questa ventilata emorragia di vostri iscritti che potrebbero anche migrare. Ma il Forza Italia dubita, dubita fortemente. Vabbè, il movimento, cioè, Di Maio è abbastanza preoccupato di questa cosa. Vabbè, giustamente, se perdiamo parlamentari è giusto essere preoccupati, però al di là di questo, cioè il movimento comunque è una forza diciamo alimentata da correnti, no, nel senso di correnti politiche, però di persone eterogenee. Noi siamo un movimento di cittadini, quindi gente che non ha mai fatto la politica prima, che si mette a fare questo, lo vive un po' come servizio, per tematiche che sente specificamente. Quindi, che ne so, io votavo per una certa parte politica prima, qualcun altro votava per un'altra. Può darsi che nell'attività parlamentare, nello svilupparsi della politica del movimento, che è cambiata parecchio negli ultimi anni, si possa non sentirsi più in sintonia con esso. Poi, dal nostro punto di vista, chi non si sente più in sintonia con il movimento dovrebbe dimettersi e poi eventualmente farsi eleggere con la nuova forza. Ma sentito 100.000 euro, Sì, vabbè, ma quello no, non sono mai riusciti, questa cosa dei 100.000 euro c'è già stata in precedenza, non sono mai riusciti a farli pagare a nessuno perché è incostituzionale per adesso bloccare, diciamo, vincolare il mandato di un rappresentante eletto. Quindi, al di là delle esagerazioni, il problema è semmai capire come cercare di limitare il trasformismo parlamentare per tornaconto. Poi che un eletto possa cambiare opinione politica, colore politico, ma ci può stare anche bene. Secondo me bisognerebbe ragionare di più sul costruire un rapporto più diretto col proprio elettorato, magari col richiamo, oppure con delle elezioni di midterm in stile americano, no? Quindi sappiamo che la Camera Bassa americana ha un rapporto più stretto perché ci sono elezioni ogni 3 anni, quindi... Federico, bisogna studiare le soluzioni, non è sicuramente un contratto. In questo, ma comunque non prevedo grandi trasmigrazioni. Così fluido, così liquido alla Bauman. Mi sembra gassoso più che liquido. Siamo già passati oltre. Secondo me sì. Cioè, però... Non è proprio carina come cosa. Però rende. Però secondo me il momento politico è di grandissima trasformazione e credo anche per fortuna. Io continuo a essere un apolide sostanzialmente della politica, mi piace che mettano indipendente perché lo sono realmente, è logico che sono di area e perché mi riconosco nei valori della politica novecentesca di centro-sinistra col trattino, perché credo che più che un'area politica sia un'area valoriale e dal mio punto di vista il discrimine verso il quale si dovrà andare inevitabilmente, e secondo me quello è il discrimine che chiarisce, che chiarirà molto il rapporto verso l'Unione Europea. Cioè, io sono convinto che lo scenario politico italiano sia cambiato con il voto di fiducia alla von der Leyen. In quel momento lì ci sono state determinate forze, 5 Stelle, Partito Socialista Europeo, Partito Popolare Europeo, che hanno assunto una responsabilità verso un programma di cambiamento, un programma coraggioso di visione europea. Secondo me il tema per il nostro Paese, e dal mio punto di vista l'unico orizzonte di salvezza per il nostro Paese, è essere convintamente sovranisti, ma sovranisti europei. Secondo me chi vuole far tornare indietro le lancette della storia, in questo momento la Lega, Fratelli d'Italia,
alcune anime anche all'interno dei 5 Stelle. Ma noi dicevamo fuori dall'euro, non dall'Europa, perché benissimo. È una questione di meramente di struttura economica. Comunque, quella che ci sta ammazzando. Quel tema lì secondo me sarà discrimine politico degli anni prossimi e secondo me nel sovranismo europeo, per me quella è l'area riformista. Bene, poi siamo in chiusura perché siamo già oltre il limite. Marcello, vuoi chiudere tu? Ma io credo che ci sia, dopo la nostra trasmissione di questa sera, continui ad esserci una grande attenzione dei cittadini a una politica che dia delle risposte concrete. Le divisioni, le trasmigrazioni o altre cose sono cose che la gente riesce poco a capire. Bisogna essere chiari con una cosa essenziale, con la politica del fare, che è quella di portare avanti le tematiche senza dare sempre le responsabilità ad altri, ad altri ancora, eccetera, ma cercare davvero di impegnarsi in modo unitario tutte le forze politiche. Io faccio un appello a un sovranismo, tu hai parlato di sovranismo europeo, io faccio un appello per un sovranismo provinciale dei nostri rappresentanti in Parlamento, affinché concretamente portino a casa i risultati. Una bella lobby virtuosa. Lobby virtuosa, chiamiamola così, della provincia di Cuneo, che porti a casa dei risultati che noi aspettiamo da tanto tempo. Bene. Posso dire una cosa al volo? Al volo. Io sarò un po' naif, ma sogno una politica dove quando si è fatta una cosa si fanno i comunicati stampa. Se torniamo a quella politica, secondo me risolviamo tanti problemi. Hai ragione, grazie a Mino Taricco, grazie a Federico Borni, a Mauro Campo, Marcello, noi ci rivedremo prossimamente, grazie a voi e siamo ripartiti. Vi aspettiamo anche la prossima settimana.